È cominciata a Piacenza la seconda edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, rassegna ricca di ospiti, tra cui filosofi, musicisti, scrittori e giornalisti, suddivisi in 5 giorni di appuntamenti diffusi per l'intera città. L'idea è quella di occupare la città di occuparla e liberarla dalle distrazioni di tutti i giorni in cui inevitabilmente ciascuno di noi è preso. L'idea è invece regalarci un fine settimana tutti insieme in cui abbiamo preso 14 sedi, 14 location della città e riempiamo questi 14 location con tanti incontri, spesso in contemporanea, perché le persone poi sceglieranno quello a cui tengono di più in quel momento. E quello che stiamo raccontando è che se poi si crea un po' di ansia perché uno non riesce ad andare, si perde un'altra cosa bella, va bene così, funziona così. Il tema di quest'anno è la meraviglia, intesa come sentimento, un sentimento che allontaniamo sempre più per colpa della frenesia quotidiana. Il tema è vivere la meraviglia tra stupore e spavento, e l'idea è proprio quella di ricomporre l'infranto, perché noi o ci meravigliamo come se fossimo degli ingenui, oppure ci meravigliamo nel senso più profondo e più duro del termine, che è quello del terrore, del timore, del tremore. E allora bisogna imparare a conciliare queste parti e bisogna imparare a meravigliarsi insieme, non come singoli individui, ma come comunità che insieme si meraviglia, e lo facciamo in questi 4-5 giorni di festival insieme a 160 ospiti, appunto, che sono molto diversi, sono filosofi, filosofe, intellettuali, artisti, musicisti, che cercano di creare un ragionamento comune e un modo di praticare il pensiero con il corpo, che è quello che ci piace di più, appunto, stare insieme e pensare, perché veniamo costantemente stimolati all'intrattenimento, all'essere costantemente sollecitati, e questa ipersollecitazione, iperstimolazione poi alla fine satura le nostre capacità di stupirci. Là dobbiamo ricreare uno spazio di noia, di quiete e anche di ingenuità, da cui poi si può ricominciare a meravigliarsi e a farlo anche vicendevolmente, meravigliarsi l'uno dell'altro. Nella giornata inaugurale di ieri, cominciata con il corteo delle autorità e dei ragazzi piacentini partecipanti attivamente all'iniziativa, erano presenti artisti come Arisa e Dargen D'Amico, i quali hanno raccontato cos'è per loro la meraviglia. A me meravigliano sempre le persone, mi piacciono le persone, mi piacciono le biografie non scritte, mi piace scorgere negli occhi delle persone qualcosa di non detto che è importantissimo, questo mi piace, mi meraviglia. La meraviglia è quel momento, quell'attimo in cui ti senti connesso con l'universo più in generale e con quello che ti sta intorno più in maniera particolare, sono degli attimi. Avventurarsi tra le strade di Piacenza alla ricerca dell'evento che potrebbe riavvicinarci al sentimento della meraviglia.